ricordo, non lo so e non capisco. Quando pedalo di notte sono tanto stanco e comincio a vedere tanti animali, mi viene un po' di paura quando sento dei rumori e comincio tipo a urlare o tipo canto, faccio cose assurde. C'è un ragazzo che si chiama Miro, che io conosco, che ha provato un pezzo di traccia e ha pubblicato una storia dove c'era lui fermo sulla traccia, ha messo il telefono, c'era un orso, ma era vicino sto orso, non sto scherzando, e stava tipo prendendo qualcosa da un albero. Se io dovessi fare domani un evento lo farei così, numero chiuso, pochi partecipanti, in modo tale che chi partecipa, chi è riuscito a iscriversi, sia contento di averlo fatto, rispetto ad avere 5.000 persone che non sai gestire. Io ho conosciuto l'evento tramite social. Ho subito pensato che in realtà era un evento per il quale volevo esserci e sarebbe stato molto figo partecipare. E poi un paio di settimane dopo, quando hanno pubblicato un po' di info e un po' di immagini nel sito e nei social, ho subito scritto a Luca che ci sarei stato. Probabilmente non sarà un posto turistico. E a me spinge questo, è il motivo principale per il quale mi sono iscritto. Il tracker che devi mettere su. Va bene, adesso per stasera. Grazie. Okay. No, mi raccomando, ti dicono che sei fortissimo. Una cosa. Noi siamo al primo checkpoint, ti aspettiamo. Ciao. And to thank you all, because less than 1 year ago, the Trans-Balkan race was just a dream of the adventure, only shared between Luca and me. So actually, to see this dream alive today, in your eyes and on your faces, on your bikes, it's just like the biggest achievement and the biggest gift we could ever wish for. So thank you. Chissà che riesca a leggerle queste quando sarò stanchissimo. Già adesso non riesco a leggerle. Potevo scriverle un po' con un carattere un po' più grande. Bene, gli affettati li abbiamo fatti. Anche queste, che pezzoni. Buonissimo. Cioè, volendo qualcos'altro ci sta, adesso vediamo. Ok. Oh là! Sono tanto bianco. Ci siamo, raga. Non sono il più bravo del mondo per i sedi. Ale! Ragazzi! Andata.
tipo già 20 minuti. Cosa ha perso? Tracker. Tracker. No vabbè raga, quando inizia così. Perché il tracker mi gira a casa. Da ridere adesso, non c'è più un cazzo. Speriamo bene. Doveva piovere oggi. Che lavata ragazzi! Non riesco a prendere ritmo perché effettivamente sto mangiando cioccolata da un giorno e mezzo e non c'era niente dopo il supermercato, quello lì dove ci siamo beccati, zero. Ancora un'acqua. Ho rischiato di farli assaltare da un cinghiale con la mamma con i figli, ma cattiva di brutto, eh. L'ultimo pezzo qui è abbastanza veloce, cioè adesso vedi che sono tanto avanti, però in realtà Sharks qui non è così tanto indietro.
che bella cioccolata. Siamo. Grande Manuel. Grande. Vado a fare prima la spesa? No, tranquillo, abbiamo fatto tutto noi. Ah. Ti abbiamo preparato la pasta. Sono scoppiato sull'ultima qui, senza acqua. Sì, sì. Il discorso del tracker è diventato un problema. È un problema. Lo risolviamo con una penalità. Perché escluderti a priori non sembrava giusto e abbiamo cercato di quantificarla e l'abbiamo identificata, per farla breve, in 4 ore di penalità. Ok. Ok. Non c'è niente di personale, ovviamente. Ma figurati. Puoi capire, ma no, quanto figurati. Sia difficile una cosa del genere. No, no, chiaro. Cioè te lo diciamo col cuore spezzato, sì. Perché... Ma guarda, non... sono tranquillo. Non credo possa non essere nulla di grave. Sì. Nel... ma sì, ma a prescindere da quello. Perché... ma sì. Dopo un giorno di sneakers, finalmente un po' di pasta. Cucinato. Comincia a non vedere i chilometri. Ci spoglio le mie. Ah no, mi ha messo dentro il formaggio. Sì, dallo. Allora non ho capito nulla. Almeno è più scorrevole. Figata qua sopra comunque. Bellissimo.
comunque sono pieno di mosche. Proprio pensare quanto cazzo puzzo. Cioè non mi posso fermare e sono pieno di mosche. Ci sono adesso? Stamattina ragazzi, cosa ci ho messo? 3 ore. Ti dico quante bestemmie, cazzo. Comunque mi hai mangiato in una gara così, così lunga, così male. Cioè non ho modo di mangiare un primo. Quanto schifo faccio? Gradi 10 di mattina.
tempo finito. Adesso tipo sta salita che è bella lunga. Ho dovuto cambiare posto due volte perché c'era qualche animale che sentivo vicino. Ho detto che cazzo, sono tipo in una zona dove ci sono cinghiali. Tipo proprio sentivo che respirava. Allora la prima volta ho messo la luce, ho detto vabbè andrà via, in realtà sentivo che faceva, non ce la facevo dormire, cioè ero talmente cotto che ho detto vabbè, oh, al massimo viene qua, mi annusa, però in realtà mi sono cagato un po' sotto, allora mi sono spostato. Difficile oggi. Are you the first? I'm not sure. Are we? I don't have. I am first. You are second. I don't have telephone. No. SIM card. Yeah. I have no SIM card either. I'm gonna call my wife later, but it doesn't matter. It's not more a race. You just survive. That's true. And enjoy. It's hard for you. It's what? It's hard for you. It's beautiful. Very beautiful. Yes. But Silky's last hour.
Yes. Or last 5 hours. Yes. Of walking. Yes. So, but with a rigid fork. Yes. It's too much. It's too much. Yes. I'm thinking, but you're traveling really light. Eh? Cold? Are you cold? No. You need anything? I can give you anything. Wow. Okay. Bye, guys. Bye, bye. Ciao, ciao. E colla. Please. She slept with me. She's really nice, but I think she's really done. She's nice dog, but she's done now. That was her ultra cycling event. Okay. Ho perso un gambale stanotte, andavo in giro con un gambale sì e con l'altra gamba senza. Chissà dove l'ho lasciato. Così dopo 1100 chilometri. Fare questo tratto di giorno, cioè
Grazie. Due ore di spinta. Due ore. Porca troia, 2 ore. Sotto il diluvio. Non ci vedo più. Fa male la pelle la tempesta, Dà leggermente fastidio. Ero completamente immerso in una piscina. Cioè, era una cosa incredibile. Cosa mi capiterà dopo? It's funny. Day before yesterday, or I don't know. Oh my god, that's huge. Let me take it. L'ultimo pezzo qui tutto a blocco, cioè proprio ho sgasato la bomba. 6 giorni. Oh, congratulations, man. Congratulations to you. I saw you last night. Yeah, I didn't saw you. Congratulations. Hey, how are you doing? Fine, how are you doing? Me? Yes. Yeah, I'm doing good. We're having pizza and beer. So, a beer? What is a beer? You want a beer? Congratulations. Nobody has beer. You don't have to drink it in one time. Hey, you have time now. Minchia, che fette enorme. Yeah. Catching 250. Yeah. Yeah. Sono sceso, ho preso una tempestata incredibile. Grazie. Sempre bello avere il brevetto. Ja, ik heb ze nog. Ik heb ze hier allemaal aangezakt nog een paar. Ga je helemaal zelf aan? Zo. Più o meno. Non so di chi sia la firma, però l'ho fatto. Vabbè,
però. Che pezzo. Giorni che mangio cioccolata così. 3 giorni. Così andavo dietro così. Poi uno veniva per di qua e facevo così. Sei cani. Belli per carità.